Benvenuti o bentornati sul nostro canale. Oggi vi racconterò le principali novità per quanto riguarda il bonus bollette 2024, come richiederlo e a chi spetta. Tra le novità introdotte dalla manovra 2024 c'è il limite ISEE per accedere al bonus bollette. Infatti, a partire dal 1 gennaio 2024, il bonus sarà operativo per chi ha un ISEE inferiore ai 9.530 euro oppure ai 20.000 euro nel caso in cui ci siano 4 figli a carico. Invece ci sarà uno stop per il bonus bollette potenziato, che nel corso del 2023 aveva aumentato i suoi vantaggi ai nuclei familiari con ISEE fino a 15.000 euro oppure 30.000 euro nel caso in cui ci fossero stati 4 figli a carico. Le modifiche alle norme per accedere a questi benefici sono state comunicate dalla stessa autorità di regolazione per energia, reti e ambienti, ossia ARERA, attraverso un comunicato stampa del 28 dicembre. È molto importante sottolineare che coloro che ne hanno diritto riceveranno uno sconto direttamente sulla bolletta senza dover presentare alcuna richiesta scritta. Questa concessione avviene grazie allo scambio di informazioni tra l'INPS e ARERA. Chi pensa quindi di avere i requisiti per accedere a questo bonus non dovrà fare assolutamente nulla, ma potrà verificare la possibilità di accedere al bonus accedendo all'area riservata con le proprie credenziali del sito dell'INPS. Come appena detto, non bisognerà fare alcuna richiesta scritta. Le informazioni e i dettagli relativi all'ISEE vengono automaticamente trasmessi all'INPS, a ARERA e all'acquirente unico. L'istituto verifica il reddito ISEE della famiglia e trasmette periodicamente solo i dati di coloro che, in base alle informazioni a sua disposizione, soddisfano i requisiti necessari. Prima di dirvi quali sono gli importi previsti, vi chiedo come sempre di mettere un like a questo video, di condividerlo con amici e parenti e di iscrivervi al nostro canale. Solo così capiremo che quello che stiamo facendo per te è importante e continueremo a farlo. Lo sconto previsto per il 2024 oscilla tra i 142,74 euro per i nuclei familiari composti da 1/2 componenti a 201,30 euro per i nuclei familiari composti da oltre 4 componenti. Al bonus bollette 2024 va aggiunto il contributo straordinario, ora confermato per solo i primi 3 mesi dell'anno, e gli importi di questo contributo oscilleranno tra i 76,44 e i 113,75. Come potete fare per capire se avete i requisiti necessari per accedere a questo bonus? Dovrete accedere al portale unico ISEE, selezionare la voce Accedi come cittadino e utilizzare il metodo di accesso con SPID o carta d'identità elettronica. Dopo aver ottenuto l'accesso alla tua area riservata, dovrai cliccare sulla sezione Cerca le tue dichiarazioni, selezionare il tuo codice fiscale e accedere alla sezione Cerca DSU Bonus Sociale. All'interno di questa sezione sarà possibile consultare l'elenco di tutte le DSU presentate che verranno appunto utilizzate dall'ente per verificare l'idoneità. Per questo video è tutto, vi ringrazio per l'attenzione e noi ci rivediamo il prossimo venerdì con un nuovo contenuto.